Ok. Allora, dirigiamoci alla tovera del mare di sabbia. Ho già detto che facciamo fuori altri. Avevo detto che prima di fare la missione dei Cocatoys facevo sette ricercati di fuori. Facevo fuori altri sette ricercati di fila, giusto? Sì, ok. Abbiamo fatto fare blu, ne mancano sei. Beh, possiamo darci finalmente una pausa per un attimo alle cacce ai ricercati e dedicarci a qualcosa un po' più di diverso. Ormai le tiritere di caccia e ricercati sono un po'. Le uso un pochino come un momento di distacco tra le altre missioni un po' più speciali, più importanti, un po' più strane, no? E quindi insomma, si è capito. Intanto qui vediamo quanti ricercati ci sono ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 effettivamente non rimangono molti effettivamente. Comunque quello che ci interessa adesso è il negacciaio di classe B, quindi un pochino più debole classificato, un pochino più debole rispetto a Broody perché ha i più forti di B, no? Subtartus, committente nostalgico ad Arcadis. Voglio tornare a casa passando per il palazzo sotterraneo di Socele, ma c'è un mostro terribile che blocca la strada. Liberami il cammino. Infatti, dicevo, avrei dovuto andare ad Arcadis a vedere questa missione. Infatti, mi sembrava perché prima, mentre stavo tornando indietro, ragazzi, dalla Bahrain, stavo guardando appunto la visione di Neacciaio e effettivamente diceva che si trovava a Socket. E qui ho detto, ma il mittente sarà ad Arcadis, si trovava ad Arcadis, perciò ho fatto un errore a venire qui a Rabanastra. Avrei potuto andare alla taverna di Arcadis, avrei potuto andare ad Arcadis, andare alla taverna di Arcadis, che non avevamo ancora vista là dentro. Tanto perché abbiamo anche un pochino il luogo poi di dove andrò a vedere le vacche che le ricercate, me lo vedevate anche voi, dove si trovava la vacca che le ricercate ad Arcadis, invece no, proprio no, testa dura. Allora, siccome il cristallo da Arcadis si trova nella zona dei quartieri alti, dobbiamo prendere i taxi per andare nei quartieri normali. Poi non so neanche che esiste, se esistono quartieri normali, come comunque io li chiamo quartieri normali perché sono normali. Chiameremo i quartieri dei negozi. Come cavolo li possiamo chiamare, boh? Si trova nell'armeria, giusto il nostro nostalgico, si chiamava nostalgico. Sì, si trovava lì. Che beh, eccoci qua, proprio qui davanti c'è l'armeria. Arme e protezioni, anzi. Che poi un'altra cosa, io bello che sto seguendo l'ordine che mi dà la guida per far fuori i mostri, no? Ma potrei anche seguire l'ordine di andare nella barca che le ricercate e farli tutti di fila uno dopo l'altro. C'è qualcosa di diverso, sì, però comunque sia, non cambia molto. Agente di cambio. Arcadiano. Nostalgico, eccolo qua. Voglio tornare a casa a Balfonheim, ma oggi ho preso l'aeronave, così ho pensato di passare da Socken. Sono venuto a vedere delle armi, ma ho sentito che i mostri di Socken sono tremendi. Tremo al solo pensiero. Nell'acciaio in particolare deve essere terrificante. Se non ci fosse tutto sarebbe più facile. Conosci mica qualcuno che possa eliminarlo? Ci penso io. Conto sull'idea, senza nell'acciaio a Socken potrei tornare a Balfonheim per conto mio. E quindi sono qui è partito con parlarci tranquillamente senza neanche che dici, oh, ma hai visto l'annuncio? Di come per l'appunto non riesco a passare per Socken perché c'è questo tartarugone di troppo, come lo dice la guida, una tartarugone di troppo. E quindi no, giustamente ci ha preso con uno che passava lì per caso e ha detto, oh, ma senti, non è che conosci qualcuno che può far fuori questo tartarugone? Guarda caso, ha incontrato le persone giuste.
Ricordo che esisteva un modo per saltare questa noiosa cutscene del taxi che ti fa salire, che vai e via, 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 via. Me la ricordo, però non mi ricordo quando si poteva premere start e saltare. Vabbè, dirigiamoci a Palazzo di Shoken. A furia di usare tutti questi teletrasporti, finirò per finire i miei 99 teleliti. Effettivamente, prima ne avevo 70. Ok ragazzi, non è molto difficile ritrovare questo nell'acciaio, come dice anche la guida, infatti, perché si trova qui. Adesso noi siamo qui, no? Adesso prendiamo l'ascensore, scendiamo qua, poi andiamo qui e puntualmente l'acciaio si trova qua, nella sala della risolutezza. Quindi in sostanza proprio davanti all'entrata per Arcadia, sostanzialmente la vecchia Arcadia, anzi, perché questa la posso saltare, salta. Non sto qui a riguardarmi, mi spiace, ma ogni cutscene che posso saltare sul salto non era niente di importante, era semplicemente la cutscene dell'ascensore che partiva e ci faceva scendere. Ok, non ho visto il livello di nero acciaio, ma provo a fare almeno anche qui di non mettermi tutti gli status alterati. Per il prossimo che arriva, no, li metto gli status alterati, assolutamente, perché anche la prima volta che l'ho affrontato mi aveva fatto un pochettino sclerare, quindi non voglio rischiare. Allora, il nostro signor Neracciaio è di livello 38. Ma sì, dai. Forse posso solamente... Eccolo lì! L'ho detto, così com'è. E praticamente, se tu... Effettivamente, c'ha ragione anche il nostalgico un po'. Effettivamente, non appena tu entri per la terza parte di Soken, ti ritrovi questa tartarugola che rompe le scatole, effettivamente c'è anche un po' ragione a dire non posso passare. Che poi io me lo immagino, no? Sto nell'acciaio che adesso sembrava una persona tranquilla, non è vero, perché è arancione, la striscia è rossa normale, quindi non aperti veramente attacca subito, ma io me lo immagino, sono tartarugone, mentre magari sta passando in ostaggio, lui puntualmente si mette davanti al passaggio e non lo fa passare. Comunque sì, adesso non è più un problema perché incredibilmente l'ho fatto fuori in 30 secondi, Dio santo, è piaciuto di più a far fuori i Bloody, che aveva un livello in meno, aveva il livello 37, questo qui aveva livello 38, aveva più punti vita, perché aveva più punti vita, ve lo dico io, perché sul bestiario della guida c'era scritto che il Bloody aveva 40.000, questo aveva 100 passa 1000, e l'ho fatto fare 3 secondi. Ma mi state prendendo per i fondelli. Oddio santo, che belle logiche che ha questo gioco. Ok, quindi quello che pensavo un mostro che avrebbe beccato a far fuori, perché i mostri grossi, avete visto anche voi che era grosso, sono soliti ad avere tanta vita, ed effettivamente avere tanta vita, ho finito per farlo fuori in neanche 2 minuti. Vabbè, qui ci saltiamo il filmatino dell'ascensore che sale, perché c'è il filmatino dell'ascensore che scende e l'ho saltato, adesso c'è il filmatino dell'ascensore che sale e l'ho saltato. Ci dirigiamo ad Arcadis e provo a vedere, non vi metto in pausa, perché cosa sono, un minuto neanche, cosa ci vuole ad arrivare a prendere il teletrasporto? 67 di cristalli devo, cosa ci vuole a prendere il teletrasporto, prendere il taxi, andare all'armeria? Cioè, ci vogliono 2 minuti, non vi do neanche un minuto, quindi non sto qui neanche a saltare il mio tornare indietro. Se dovevo riattraversare un dungeon non conto, ma se devo fare così... Allora, vediamo se posso fare il salto. Non posso saltare la cutscene. Io mi ricordo che si poteva saltare. Salta la cutscene. Non la posso saltare la cutscene, mi dà un fastidio. Mio, perché mi ricordo che si poteva saltare, invece no, non si può saltare. No, non si può saltare proprio, non si può saltare. Io premo start, ma non mi metto in pausa. Stavo testando gli altri pulsanti, ma a quanto pare no, questa noiosa cutscene del taxi che arriva non si può saltare. No, no, non si può saltare. Ok, no, sì, il nostalgico stava qua. Eccolo qui, che guarda le armature. Hai abbattuto nell'acciaio! Hai tutta la mia gratitudine! È un tipo di poche parole, sto dicendo. 3.000 kill, quadrati di piombo e adamantite.
Finalmente posso tornare a casa. I pericoli comunque non mancheranno. Meglio preoccuparsi di un equipaggiamento adatto. Quindi immagino che stare qui a fissare le armature. Ecco, infatti, stare qui a fissare le armature per altri 10 anni. Sicuramente. Ok, visto che ci siamo, vediamo per l'appunto di questa volta. Vado alla balaster perché penso che il mittente si trovi. Non penso che si trovi qui ad Arcadis, il mittente di questa missione. Comunque, no, che cacchio ha fatto? Potevo andare in altra van. Sono deficiente. Adesso, probabilmente il mittente non si trova qui ad Arcadis, però si troverà da un'altra parte. Comunque, io avevo detto prima che c'era la taverna che non l'avevo ancora vista. E io cosa faccio? Voglio andare a Gabalastra. No, adesso, no, veramente, sono una deficiente. Adesso, riscendo. Fatemi scendere, devo di nuovo ritornare nei quartieri dei negozi, quartieri normali, come cavolo li chiamate voi.